Bene ragazzi, come al solito, bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovissimo video di Fortnite e oggi signori continueremo la serie su come usare i dispositivi in creativa. Oggi andremo a vedere come utilizzare il dispositivo della nuova barriera, ovvero quella che si può muovere. Quindi dispositivo barriera, questa qua. Ha un centro molto strano questa barriera qui. Prima di iniziare con il video con la barriera, vi invito ad iscrivervi al canale cliccando quel pulsantino rosso e di seguirmi su Instagram che è gratuito. Link in descrizione oppure MarsecYT nella ricerca. Poi su Telegram MarsecYT perché lì pubblico appunto aggiornamenti sui video o sulle mappe. E vi ricordo che se vi piacciono questi tipi di video volete supportarmi perché magari vi sono utili, ho un codice di supporto a un creatore, ovvero Marsec, che è scritto come nome del canale. Potete inviarmi gli acquisti su Instagram così da essere repostati. Vi ricordo che guadagno una percentuale direttamente da Epic Games per il supporto come ogni altro creatore, insomma. Iniziamo. Posizioniamoci davanti alla freccina. È come la vecchia barriera. Abbiamo tanti temi, ad esempio nebulosa. Ad esempio nebulosa così. Il verde. Il viola che è la galassia. Le stelle. Abbiamo tante cose. Noi andremo sul traslucido, che è quello che appunto ci serve per vedere anche all'interno. Anche questa barriera si può spostare come le pedane di generazione che ho spiegato nel scorso episodio. Quindi possiamo spostarlo dove volete. Possiamo ingrandirlo tenendo premuto cerchio e ingrandiamo. Ingrandendolo va a influire sulle dimensioni. Quindi se magari avete messo una larghezza di 20 e vi manca pochissimo, basta che la ingrandite. Avete risolto. Base visibile durante la partita? No, ovviamente. Qui abbiamo diverse fasi. Nessuno, che quindi poi andremo ad attivarlo con un canale. Oppure tutto, che attivo anche dalla pre-lobby. Qui solo pre-lobby. E qui solo in gioco. In questo caso non ci interessa in gioco. Blocca proiettili? Sì, quindi se noi andassimo a sparare, bloccherà i proiettili. Se mettiamo no, i proiettili passeranno e possiamo colpire quello che c'è dall'altra parte. Forma della zona: scatola, scatola vuota. Scatola vuota possiamo tipo rimanere dentro, che senza che noi mettiamo le barriere tipo a quadrato intorno, possiamo direttamente entrare all'interno. Quindi qui abbiamo quattro muri più il tetto e anche il pavimento. Selezioniamo un minimo, vedremo anche il pavimento. Ok, molto utile per risparmiare dispositivi, risparmiare memoria e appunto creare direttamente una scatola dove possiamo stare dentro. Anche se mettete 100-100-100 occupa tutta l'isola e noi siamo dentro. Mentre scatola vuota è proprio il cubo pieno, qui dentro non possiamo entrarci. Mettiamo scatola vuota e scatola piena lo lasciamo da parte perché ormai si utilizza questo per risparmiare appunto dispositivi. La bellezza di questa barriera è che si può mettere addirittura 0,05. Guardate quanto diventa piccolo. Cioè, è assurdo guardandolo in questo modo a larghezza. Vedete, se io vado ad aumentarlo, diventa più lungo a destra e a sinistra. Mettiamo ad esempio 4. La prospettiva andrà avanti e indietro, quindi allarghiamo la prospettiva. Vedete che è più lungo che più largo ora. E poi c'è l'altezza, ovviamente. Ok, questo qui è il nostro cubo. Ad esempio, questa qui è la nostra arena dove possiamo giocare. Qui non possiamo uscire e nemmeno da sopra. Ed è scatola vuota in questo modo. Qui potete decidere quando abilitare una barriera. Quindi ad esempio mettere un pulsante che invia a un canale appena premuto e si abilita la barriera. Se abbiamo messo da qui nessuno, in questo caso andremo a mettere un pulsante, invia canale 1 e si attiva la barriera. Poi magari mettiamo ad esempio un timer che dopo 30 secondi si disattiva, mettiamo che invia canale 2, un timer che appena finisce 30 secondi invia il 2 e disattiva. Non serve attivarlo se mettiamo direttamente fase di gioco solo in gioco. Inizierà che è già attivata. In quel caso possiamo mettere un pulsante o qualcosa per andare a disattivarla in un secondo momento. Tutte qui le impostazioni sono pochissime e anche questa qui potete spostarla dove volete. Se ad esempio adesso vado a mettere 0,5, un'altezza di 1, vado a mettere tipo 20. Io ad esempio mi serve 21, non esiste 21. Cosa faccio? Metto 20. Vedete che non arriva perfetto qui dove voglio, ad esempio qui si può passare. Non posso mettere di più perché ingombra troppo. Semplice, lo prendo, tengo premuto cerchio, vado su larghezza con la freccia destra, poi da tastiera vedete, leggete bene a sinistra cosa viene richiesto. Una volta lo allarghiamo, quindi una volta andremo a fare ingrandisci R1, in questo caso col pad. Lo posizioniamo, ho superato il mio muro dove ho messo il mio limite, quindi vado a rimpicciolirlo fin quando non trovo appunto una larghezza adatta. Ok, più o meno così, perfetto, oltre non si vede. A meno che non l'ho spostato un po' a destra, un po' a sinistra con la griglia 32. Comunque se mi manca un pezzettino piccolino e non dovete ingombrare metà mappa perché dovete per forza mettere 30 invece che 20, potete risolvere in questo modo allargando la barriera. Ad esempio volete la galassia? Nebulosa viola e la galassia. Scatola vuota. Possiamo vedere cosa c'è all'interno. Potete mettere una sopra l'altra. Ad esempio griglia 32. Una qui.
Vedete, una sopra l'altra. Ad esempio, una la mettiamo nebulosa, una la mettiamo, non so, verde. Vedete, qui sotto c'è il viola, qui sopra c'è il verde. Poi andate ad attivarle in sequenza, in base a quello che vi serve. Ad esempio, per le mappe di 1v1, che dovete mettere più barriere, mettete una sopra l'altra, ovviamente disattivate, e andate a fare che tipo un pulsante attiva una e un pulsante disattiva l'altra, eccetera. Spero che anche il video di oggi vi sia stato utile per imparare appunto il dispositivo delle barriere. Nuovo dispositivo che è andato a rimpiazzare le vecchie barriere, che ci sono ancora, però meglio utilizzare quelle nuove, che potete spostare in modo che settate una barriera e la spostate poi dove volete con le stesse impostazioni, senza star lì a rimpostare tutto. Spero che anche il video di oggi vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un mi piace qui sotto, condividete il video con tutti i vostri amici, è fondamentale. Ah, mi raccomando, Instagram qui sotto in descrizione, gratuito, il follow. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.